Vediamo adesso quello che succede quando l'oggetto è messo al vertice del fuoco, quindi a breve distanza dallo specchio, quindi prima del fuoco. In questo caso potrebbero essere per esempio 2,5 cm circa, quindi su 5. Allora, facciamo la costruzione come prima con i soliti 4 raggi, quindi il raggio numero 1 va orizzontale parallelo all'asse ottico, poi rimbalza e passa per il fuoco. Il numero 2 è quello che sarebbe il rovescio di quello che arriverebbe da qua, anzi il rovescio di questo, che dovrebbe arrivare all'infinito, rimbalza e va per il fuoco. Quindi questo è un raggio che teoricamente arriva all'infinito, rimbalza e passa per il fuoco. Però noi lo possiamo percorrere al rovescio, quindi possiamo immaginare di percorrerlo così. E quindi il raggio 2 è quello che, arrivando dal fuoco, passa per l'oggetto luminoso, rimbalza e poi va parallelo all'asse ottico. Il 3 è quello che invece passa per il centro, quindi è allineato tra B e C, come al solito, va qui, rimbalza, torna indietro, è allineato per il centro, è quello che farebbe sempre avanti e dietro lungo un diametro. Il 4 è quello che passa per il vertice, angoli uguali, rimbalza simmetricamente e va qua. Allora, come si vede, questi quattro raggi, 1, 2, 3, 4, divergono. Se qua c'è un osservatore che guarda con l'occhio, questi quattro raggi divergono, quindi non si incontrano mai e non si forma nessuna immagine reale, perché comunque i raggi veri, che sono questi, i veri raggi riflessi sono questi qua, 1, 2, 3, 4, questi qui, non si incontrano mai. Però uno che guarda da qui, il cervello, ha l'impressione che questi quattro raggi divergenti provengono da un unico punto, provengano da qui. Come si trova, come fa il cervello a trovare questo unico punto? Prolunga i raggi riflessi all'indietro, quindi questo lo prolunga all'indietro, questo raggio riflesso lo prolunga all'indietro, questo qui che arriva all'occhio, numero 3, lo prolunga all'indietro e anche il 2 lo prolunga indietro. In questo modo i quattro raggi sembrano uscire tutti quanti da un punto. L'immagine che si forma in questo caso è un'immagine virtuale, perché non è ottenuta dall'incrocio, dall'intersezione dei raggi veri, in quanto i raggi, quelli che si incontrano, sono i prolungamenti all'indietro, che sono delle cose geometriche e basta. Infatti i raggi non possono passare oltre lo specchio non è trasparente, lo specchio è la lastra del metallo che rimbalza in avanti i raggi, quindi non può essere attraversato dai raggi. È un'immagine virtuale, in questo caso, quando l'immagine è virtuale, si forma dalla parte proibita ai raggi luminosi. Quindi in questo caso U, questo sarebbe Q, come al solito questo invece era P, questo la distanza dal vertice dell'oggetto era P,